incredibile per davvero. In pratica la corsa è qui, Flamme Rouge, ultimo chilometro, accompagniamo l'impresa allora di Evelyn Stevens, HTC Colombia, Albese con Cassano, il paese di Fabio Casartelli, nel ricordo del grande Fabio Casartelli. L'emozione del ciclismo anche al passaggio del Giro Donne, la festa di un intero paese, l'abbraccio per le oltre 100 in gruppo, gruppo che però ha patito una selezione al di là di ogni più scontata previsione rispetto alla tappa di oggi. Sì, ci vengono segnalati gruppi a oltre 30 minuti di ritardo. Sì, sì, sì. Il direttore di corsa rivolta a Giuseppe Rivolta a dare il ritmo, come sempre, dal grande mestiere, dalla grande esperienza, lui che maschio e femmine non fa differenza, comanda nell'ammiraglia numero uno la corsa Epiniche con gli uomini della postrada, della dottoressa vicequestore aggiunto che comanda la scorta, Federica Deledda. Eccoci qua, tutela salvaguardia delle ragazze, il momento per Evelyn Stevens, Stati Uniti, HTC Colombia. Faranno i complimenti anche le colleghe della nazionale degli Stati Uniti, ma non è questa la franchigia che veste la piccoletta Stevens dallo stato di New York ad Albese con Cassano. Settima tappa per lei e il ritardo delle altre da quantificare, da riscrivere anche oggi la classifica generale. Avremo modo fra un attimo da aver chiara la situazione. Arriva il gruppo con tutte le più forti. Prova ad alzarsi sui pedali Tatiana Guderzo, ma ancora una volta Judith Hart e Marianne Vos a giocarsela per gli buoni che restano. 6 e 4 secondi, chissà, potrebbero far comodo. Davanti la maglia rosa, l'abbiamo ribattezzata al femminile, il cannibale, e ancora lei, Marianne Vos, il rosa che incanta, Judith Hart, Tatiana Guderzo, poi c'è anche Cervelo, Claudia Hausler, Abbott, Wisoska. Nodo sul triangolo lariano è il tracciato della settima tappa del Giro Donne, che si è snodata sulle strade dell'Ario. Da Como ad Albese con Cassano per 110 km, per la prima volta parte dal capoluogo comasco che diede i natali a Fabio Casartelli. È stata una tappa difficile con una serie di salite durissime. La partenza è stata questa mattina alle 11.15 in piazza Cavour a Como. Costeggiato l'Ario, la carovana è salita fino al Pian del Tivano e le atlete hanno poi raggiunto Bellagio, passando per Asso e Lecco. Da qui il temibile Ghisallo, teatro in passato di epiche sfide sulle due ruote. L'arrivo è avvenuto intorno alle 15.30 e il passaggio per ben due volte nella Valassina ha però creato non pochi malumori tra gli automobilisti che sono stati bloccati sotto il sole per attendere il passaggio dell'ultima concorrente. La tappa è stata vinta da Evelyn Stevens, classe 1983 di New York, che sale al quarto posto in classifica a 1 minuto e 14 secondi dalla maglia rosa conservata da Marianne Vos.